Villa Chiarugi, Nocera Inferiore, clinica storica che opera nel campo della neuropsichiatria. Firmato ieri il nuovo contratto di solidarietà per circa 100 lavoratori che non percepiscono lo stipendio da 2 mesi, con annessa tredicesima arretrata. La nostra azienda ha più di un secolo di storia. Il numero dei pazienti è calato in quest'ultimo anno più del 50%. Non abbiamo aspettative né a livello economico né a livello di pazienti, perché il calo dei pazienti continua a sussistere. Sono circa 1.000 i lavoratori nel complesso della sanità privata che rischiano di perdere il posto nella sola provincia di Salerno. Solo per il gruppo Silva si parla di 320 dipendenti. Sono le prospettive del futuro non solo di questa struttura che è Villa Chiarugi, ma il problema è annoso, è dell'accelerata programmazione della Regione Campania, che dal 2010 ci sono questi decreti che vanno al ribasso e quindi penalizzano, diciamo, queste strutture. Voi anche il decreto 77 per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa sanitaria, che i comuni dovrebbero aderire per loro conto alla propria percentuale di spesa. Ahimè, i comuni non hanno soldi perché la regione non manda questo importo ai comuni. Ma ritornando alla Villa Chiarugi, alla riduzione dei posti letto e alla mancanza della riconversione si aggiunge un altro problema. È quello di alcune fatture sequestrate dalla magistratura, e si ritenne di estrapolare soltanto la quota pertinente ai ricoveri probabilmente impropri, e si doveva liberare una somma che afferisce vicino al 1,6 milioni, che dovrebbe servire per dare questi arretrati stipendiali. Ma fatti gli impegni, ma come al solito non vengono mantenuti, quindi lo stato di crisi in questo momento per i dipendenti è sotto l'aspetto stipendiale. Di qui la sofferenza economica dell'azienda, che ricade tutta sui lavoratori. Ma sono anche i servizi alla persona in campi delicatissimi, come quelli della riabilitazione e della neuropsichiatria, a subire gravi conseguenze. L'ASL non prende atto di questa situazione, la regione è bloccata per una riconversione per la salvezza di queste strutture, che sarebbe una manna per salvare sia i dipendenti e sia le persone, i pazienti che stanno ormai al collasso. Stamattina siamo qua per la Chiarugi, che ha una sofferenza drammatica economico-finanziaria, cercando qualche dirigente dell'ASL ci dia qualche risposta per cercare di sopperire a questa esigenza. Abbiamo un'altra struttura, la Quiete, che è nella stessa condizione di programmazione.